Buonasera, ci troviamo nel cuore del Vomero, alla pizzeria ristorante Il Farinoso, al numero 36B, in compagnia della titolare che si chiama? Teresa. Del direttore? Alfredo. Allora, in questo bellissimo posto che abbiamo avuto modo di vedere, qual è la vostra specialità che fate qui al vostro ristorante? Ma la nostra specialità, diciamo, iniziamo dagli antipasti, dalla ristorazione, quindi dai primi, secondi, e poi c'è anche la pizza che veramente va alla grande. Per quanto riguarda la ristorazione, noi abbiamo un piatto forte degli antipasti, per quanto riguarda gli antipasti, ed è il polpo in doppia cottura, che questo magari ve lo spiegherà il direttore in che cosa è composto. Poi abbiamo i primi piatti, che quello che va per la maggiore è il pacchero in tempura, e poi ci sono le pizze, che sono ad alta idratazione, 70% di acqua, quindi molto leggere e digeribili, e ci sono varie pizze tra le speciali, quello che vanno veramente alla grande. Allora, c'è la moda anche nella gastronomia, quindi per esempio le richieste, quello che è più richiesto magari in questo periodo, quale per quanto riguarda per esempio la ristorazione, il primo piatto, ecco. Il primo piatto è questo pacchero in tempura, come le ho detto prima, che è uno dei più richiesti, però abbiamo anche tanti altri piatti che veramente stanno andando molto bene, anche perché noi puntiamo sulla qualità del prodotto, perché al di là della location che è bella, bisogna anche mangiare bene, e una volta che puntando sulla qualità, insomma, già è una nostra forza, insomma, già abbiamo la vittoria in mano praticamente. Non ne abbiamo dubbi. E invece il nostro direttore fa la descrizione. Certo, i paccheri in tempura vengono ripieni con ricotta, provola di agerola, c'è una fonduta di parmigiano sul letto di ragù con una salsetta al basilico. Quanto riguarda il polpo in doppia cottura, è un polpo in doppia cottura, come si dice, con un crumble di tarallo, crema di melanzane e confit di datterini rossi. Ah, questo molto è il polpo con le melanzane, un'associazione, la crema di melanzane, un'associazione abbastanza insolita, particolare. Qui è molto grande, molto spazioso, quindi fate anche ricevimenti? Anche... Sì, assolutamente, facciamo battesimi, comunioni, ricevimenti che possono essere anche matrimoni informali, formali, insomma tutto ciò che concerne praticamente gli eventi in generale. Abbiamo parlato del primo piatto come piatto di punta, diciamo, sì. Che fa il secondo, per esempio, come secondo piatto, carne e pesce? Sì, assolutamente carne e pesce, come le ho detto prima, sempre tutto di qualità, quindi abbiamo un buon baccalà veramente che va alla grande, poi abbiamo della carne, le carni comunque pregiate, il fornitore Bifulco, uno dei migliori insomma fornitori di carne e quant'altro, e quindi poi c'è calamari, insomma tutto ciò che concerne, i pezzogne, tutto fresco, tutto sempre del giorno. Quindi non ci sarà nessuna difficoltà per qualsiasi richiesta, siete sempre a disposizione, sempre pronti, sì. Siete aperti tutti i giorni? Sì, tutti i giorni. La domenica? In particolar modo la domenica aperti, tutti i giorni, quindi a disposizione del cliente, che va trattato, che il cliente è sacro e va trattato sempre bene, questo grazie al nostro servizio, che è eccellente come servizio. Bene, adesso Terry ci ha portato nel reparto pizzeria, dove ci presenta i suoi pizzaioli. Sì, abbiamo il primo pizzaiolo Enzo Teano, e poi abbiamo, che poi diciamo è uno dei più bravi pure lui, Alessandro. Bene, allora adesso ci fai vedere la sua specialità, la sì. Pizza? La pizza che vi farò vedere è la Farinoso, il nome del locale. E passo alla dimostrazione? Sì. Ok, grazie. I say deep in my heart for you.
Allora, adesso è impiattata. Cosa manca? Mancano solo le granelle di mandorle. Bene, Terry, complimenti. Per adesso mi è piaciuto tutto tantissimo e sicuramente piacerà anche ai nostri telespettatori. Piatto. L'occasione per presentare un altro componente dello staff per quanto riguarda il servizio e quant'altro, Pasquale, salve. Che fanno parte anche loro della famiglia. Bene, allora adesso ci troviamo nella cucina dove c'è lo chef che si chiama Alessio. Alessio, sì, buonasera. E cosa ci presenti allora, Alessio, stasera? Allora, il nostro antipasto che è formato da un polipo cotto in bassa temperatura sotto vuoto, che poi andremo a finire rosticciandolo in padella con delle erbe aromatiche. Abbiamo il nostro crumble di tarallo e i nostri datterini rossi confit con la nostra crema di melanzane affumicate. Come ci descriveva appunto prima il nostro direttore. Bene, allora ti lascio la lavorazione. Questo bellissimo piatto che abbiamo appena visto preparare dal nostro chef Alessio, il direttore ci consiglia come accompagnarlo, come vino. Questo va accompagnato con un ottimo rosato, si chiama Avita, un ottimo rosé calabrese dai 13 gradi, dà un gusto molto gradevole ed è un vino biologico. Bene, adesso per il primo piatto, pacchero in tempura, il nostro direttore ci consiglierà che vino abbinare. Questo è un vino campano, è un piedirosso, ex Piedipalummo, della terra calda, Cantina e Babbo. Questo è un vino che ha vinto i tre calici al Gambero Rosso. Molto, molto buono e campano, da abbinare comunque a un primo di terra. Grazie mille. Complimenti per l'accoglienza, per la preparazione e per tutto quello che ci avete fatto vedere fino adesso. Non rimane altro, insomma, che dopo avervi fatto vedere tutte queste bellissime immagini, veniate a trovare sempre il Farinoso, ripeto, a Via Morgan 36B.